Di solito, quando assieme a Paola attraverso il passerolle nelle vesti di motociclista, mi si scatena sempre una lotta interna, che vede, da una parte, la voglia di osservare minuziosamente l'ambiente che mi scorre attorno e, dall'altro, l'ingordigia di non sprecare nemmeno una curva, rimanendo sempre concentrato sulle traiettorie migliori, per trarne il massimo divertimento che questo meraviglioso tracciato dà la possibilità di raggiungere, grazie alla sua strepitosa conformazione e qualità dell'asfalto. Oggi però non mi pongo questo problema, visto che ci siamo arrivati a bordo della nostra 207, con l'obiettivo di scoprire dove porta questa strada bianca, che nel corso delle nostre innumerevoli attraversate motociclistiche ci ha sempre incuriositi. Domenica 22.09.2013, alle ore 11.30, dopo aver parcheggiato di fronte all'inizio del sentiero, ci incamminiamo fiduciosi con l'intenzione di trovare un luogo strepitoso, date le premesse del posto, dove consumare il nostro panino in un luogo appartato con vista mozzafiato. Superato il rifugio Cappanna Cervino, veniamo incuriositi da una massiccia parete di roccia, sulla cui sommità avvistiamo la presenza di persone che ci suggeriscono la possibilità di provare a salirci pure noi. Man mano che ci avviciniamo al massiccio, il panorama si apre sempre più, rivelandoci delle meravigliose vedute. Il sentiero è deliziosamente poco impegnativo, ad eccezione di questo tratto leggermente sdrucciolevole. Superato questo punto, la salita ritorna dolce, grazie ad un simpatico andamento serpentino che ci porta abbastanza velocemente sulla cima. Dopo aver curiosato un po' il giro, scoviamo il luogo perfetto per il nostro panino appartato con vista Pale di San Martino. Ma prima devo sfogarmi con qualche foto. Luogo appartato.
pane aromatizzato rosmarino, salame nostrano e formaggio bastardo del grappa, assaporati a 2333 metri di altezza, affacciati su di un panorama che spazia a 360 gradi, ci rende veramente felici nell'essere riusciti a realizzare il nostro obiettivo. Su questa cima, vicino alla classica croce, vi è posto una statua di marmo bianco, chiamata Cristo Pensante. Questa statua, scolpita da Pino della Sega, dà il nome al sentiero che, partendo dal rifugio Segantini, arriva fino a qui. Lungo 2819 metri, con un dislivello di 190 e una percorrenza di 1 ora e 15 minuti, il trekking del Cristo Pensante è una passeggiata famosissima, semplice e adatta a tutti, che io e Paola abbiamo mancato, visto che piuttosto che fidarci dei cartelli, come al solito abbiamo seguito il mio istinto, che per fortuna ci ha portati alla stessa meta. Noi eravamo là! Il tracciato fornitoci dall'istinto, che ripercorreremo per il ritorno, è lungo 3 km e 800 metri e vede un percorso diretto verso la Capanna Cervino, dove risiedono dei simpatici personaggi. Successivamente seguiamo la larga strada bianca fino al parcheggio d'arrivo. Se volete farvi una passeggiata poco impegnativa e molto appagante, data la conquista della vetta della montagna a 2333 metri di quota, io e Paola vi consigliamo questo sentiero, augurandovi buon divertimento!